verità, eh? Non sono verità. Tu hai scritto che avevamo promesso. Se lo fai, che fai un contratto e gira con la rifatti e dai a loro. Quello lì arriva, li mettono giù a mare e secondo me ha un problema di allargarsi. Hai capito? E qua sono tutte miserie. Il problema è qual è la verità? Allora, so qual è la cosa, ma anche il principio, io sono per il principio che se mi metti in condizione di essere più veloce, un collegamento, di essere più veloce, collegare i paesi tra di loro, tra di loro. Però va bene, però come hai detto gli aerei che costano 3 euro, 1 euro, 10 euro, va per andare a Parigi, se vuoi andare in un posto lungo dall'altra parte, ma lì non è che ti fermo ogni minuto, non è più alta. Lorenzo. Tornare a Parigi, Milano, eccetera, eccetera. Lorenzo, ma tu ti immagini quando io ho fatto la prima volta l'autostrada, che ce n'era solo un pezzo, da Milano a Bologna, e stavano facendo quella lì, Bologna a Roma, no? Per arrivare a Pescando, perché era 3 giorni, 34 ore mi pare. Ah, è vero che era con la 500, però ti vedo 3 giorni. Vabbè, ne aveva messo della velocità. Ma la città è una delle strade, quello che non si sta mettendo di correre. Poi hanno fatto l'autostrada, hanno collegato l'Italia da nord a sud. Anche lì perché non hanno fatto subito 3 corsie. Non ha detto che siano a 3 o 2. Ha sbagliato già la linea. Non me ne frega niente. Io pensavo che c'era questa evoluzione, non lo sapevano allora. Hanno fatto in modo che l'autostrada, pur c'è non si ricarica. Il dorsale dell'Italia che hanno ridotto i tempi. Ma devi vedere quali sono anche le cose negative. La cementificazione, l'Italia è più cementificata. È vero. E abbiamo le frane, abbiamo le alluvioni. Le alluvioni perché il terreno non permette. Abbiamo queste cose qui. O c'era, o c'è. Cioè, un prezzo lo devi comunque pagare. Vabbè, ma che vuoi arrivare? No, non è che lo pago io. Arriva anche 10 ore dopo, però basta che non mi prende la casa l'alluvione. No, non è questo, la casa l'alluvione è quelle lì che hanno abusato del terreno, della zona. Ebbene, sono ci tutto fra loro. Non è così. Però, voglio dire che al di là di tutto questo, tutte queste opere sono servite pagami i danni adesso, le conseguenze. E quali sono le conseguenze? Che dobbiamo sempre stare attenti a frane, alluvione, così.